Musica e luoghi. Nell'intervista di Gianfranco Coppola, il compositore Umberto Scipione racconta come alcune località del meridione siano state di ispirazione per riuscite colonne sonore. Vediamo. E farla alzare dal divano. Due la mantengono per le braccia e un altro che la sostiene da dietro, quella famosissima tecnica Tienam Gatateng. Mister Felicità, le musiche di Umberto Scipione. Non è la prima volta di questo connubio, anche Benvenuti al Sud erano le sue. La prima curiosità, c'è una location che può ispirare una colonna sonora oppure no? Di solito è la location principale dove viene girato il film e per quanto mi riguarda io ho la mia bella gaita dove vado e trovo tutte le ispirazioni che mi servono, ma principalmente poi è la storia che mi dà l'input. L'avrei baciata, sì, con la bocca, ma un careggio. Il rapporto con Alessandro Siani, con quale ho fatto 5 film con la Mister Felicità, ovviamente ormai è consolidato e quindi abbiamo un'affinità emotiva, noi lo chiamiamo freddo in cuore, è il termometro che così determina se una musica sottolinea bene l'immagine o meno. Tante volte non ricordo la trama di un film, ma immediatamente la musica mi riporta alla mente quell'immagine. La prima nota in quanto tempo arriva? Allora, io gioco d'anticipo, molti mesi prima dell'inizio delle riprese. Leggo il copione più volte, lo faccio mio, invento il mio film nella mia fantasia e inizio a scrivere musica. Aiutami a farla innamorare. Alle volte musiche che ho scritto prima sulle sceneggiature hanno generato poi delle scene che non erano previste nel film, nel copione. Questa è una bella soddisfazione.